12 secoli di storia custoditi da 400 anni, 650 fondi archivistici, 30.000 pergamene, 85 chilometri di scaffali. Sono numeri da capogiro quelli dell'archivio segreto Vaticano. Voluto da Papa Paolo V nel 1612, svolge la propria specifica attività di custodia e valorizzazione degli atti e dei documenti che riguardano il governo della Chiesa Universale, offrendo un servizio principalmente al Romano Pontefice, alla Santa Sede e in seconda istanza agli studiosi, senza distinzione di paese e religione. Da quando Leone XIII nel 1881 ne aprì le porte, l'archivio segreto Vaticano è divenuto un centro di ricerche storiche fra i più importanti e celebri al mondo. Con noi il vescovo Sergio Pagano, prefetto dell'archivio segreto Vaticano. Noi abbiamo una media di un 70-80 studiosi al giorno di diverse nazioni che svolgono ricerche su molti ambiti, dal Medioevo all'età moderna all'età contemporanea. E poi vi sono parte di lavoro scientifico svolta dai nostri archivisti, scrittori e assistenti, i quali nei propri ufficio preparano gli inventari, gli indici, cioè gli strumenti di ricerca che poi servono ai nostri ricercatori per accedere ai documenti stessi. Naturalmente, accanto a questo lavoro di assistenza agli studiosi di preparazione scientifica dei mezzi di descrizione, vi sono poi gli operatori che lavorano nei vari laboratori di restauro, laboratorio di conservazione informatica, laboratorio fotografico, e poi abbiamo gli uffici molto sviluppati della Segreteria Generale, della Segreteria Accettazione, dell'Economato, dell'Archivio. Non sono poche le vicende storiche che hanno scandito la vita dell'archivio segreto Vaticano, talune anche dolorose. Nel 1810, ad esempio, Napoleone ordinò che tutti gli archivi papali fossero trasferiti a Parigi. Solo qualche anno più tardi vi fecero ritorno, con non poche perdite. Oggi l'istituzione guarda al futuro con sapienza, rispondendo alle sfide che l'attendono. Le sfide sono quelle di ogni archivio, cioè proprio tener dietro alle crescenti esigenze di molta parte della ricerca storica. Le richieste di accesso sono sempre più numerose, oltretutto noi siamo anche, soprattutto, l'archivio del Papa e della Curia, quindi qui non vengono solo studiosi lato sensu o stricto sensu storici, ma anche per esempio postulatori per le ricerche delle cause dei santi, religiosi che stanno scrivendo la storia delle figure più illustri dei loro ordini oppure delle stesse fondazioni degli ordini religiosi. E quindi la ricerca diventa sempre più settoriale, specifica, e stare dietro a tutte queste ricerche e richieste con strumenti adatti, con attenzione alle varie esigenze, questo per noi comporta un impegno notevole che fino ad oggi abbiamo affrontato bene. E poi abbiamo la sfida della conservazione. Questo sì, perché il patrimonio nostro è ingentissimo e parte dall'anno 1000, arriva fino, si potrebbe dire, ai nostri giorni. Abbiamo già depositato qui nei nostri ambienti, anche se sono ancora chiusi, gli archivi di Paolo VI e di Giovanni Paolo II. Evidentemente la conservazione di tutto questo materiale chiede ricerche nuove, nuovi studi di ambienti, climatizzazione, restauro, e questo comporta molta spesa, molto impegno umano e anche molta struttura che deve organizzarsi sempre meglio, e qui si incontrano le difficoltà che tutti oggi incontriamo per il personale. Un tesoro immenso che si accresce nel tempo e che offre un'incredibile varietà di tipologie di documenti e di supporti, tutti capaci di destare stupore dinanzi al respiro della storia. Sono tanti, non necessariamente devono essere i più solenni, certo io sto pensando, perché l'ho studiato, al processo di Galileo, al Liber Diurnus Romanorum Pontificum, che è il pezzo più antico che noi abbiamo, un manoscritto che risale a Carlo Magno, all'anno 800. Questi emozionano lo studioso medievale o lo studioso appassionato paleografo, diplomatista, eccetera, eccetera. Ma anche nelle carte più umili, come sono le lettere semplici di religiosi,
oppure povera gente che chiede al Papa un sussidio, manda un memoriale, addirittura penso alla ricca collezione di memoriali che noi abbiamo in diverse segreterie, per cui l'oste che deve aprire un'osteria a Borgo chiede al Papa un sussidio, il permesso di aprire una porta, una finestra, la vita minuta di tutti i giorni che è documentata nelle carte dell'archivio del Papa che, come sappiamo, fino al 1870 era anche sovrano di uno stato non poco complicato.